Ciao, Paola delle Cicrine, in questo nuovissimo episodio su The Sims. Vediamo ragazzi se per questo video riusciamo a raggiungere almeno i 20 like. Ed eccoci qua di ritorno. La volta scorsa avevamo appunto fatto trovare un bel nuovo lavoro a Giocherina. È incredibile ma vero ragazzi, finalmente l'amore fra questi due esseri umani è sbocciato. Va bene, ovviamente continueremo ad impegnarci a tutti i costi per farli essere delle vere star. Allora ragazzi, Giocherina per esempio deve raggiungere assolutamente 1000 followers come prossimo obiettivo, per cui direi che la prossima cosa che le faremo fare è condividere una bella immagine, dopodiché aggiornare lo stato. Sono cose importanti che deve assolutamente fare, specialmente con le sue ciabatte conigliose addosso. Allora, Giocherina ha guadagnato 25 followers, perfetto, soltanto condividendo l'immagine ragazzi, e dopodiché vediamo aggiornando lo stato quanti ne prendiamo. Ok, ne ha presi 20, perfetto. Dopodiché io direi che possiamo farle raccontare delle barzellette. Molla questo maledettissimo stereo, Rodrigo sta continuando a scrofolare tranquillamente. Vediamo se qualcuno ride delle nostre battutazze. Giocherina ha guadagnato 125 followers. Veramente, perché è disagio? Perché puzzi dei piedi, lo so amore mio, se non te l'hanno lavato ogni tanto mi pare normale insomma. Giocherina, perché non ti vai ad esercitare un po' nella programmazione, che è importante, che ne dici? Perché comunque ragazzi è qua, esercitati la programmazione, per tornare alle 5 ore ce ne manca ancora una, per cui direi che è il caso che lei si eserciti un po', anche se fra un po' dovrà andare a fare la caccona. Rodrigo ragazzi deve scrivere ancora le canzoni, però qualcuno di voi mi ha detto che si possono scrivere le canzoni quando si raggiunge un livello alto con lo strumento musicale, per cui non so a che livello bisogna arrivare. Direi che intanto allora possiamo continuare ad esercitarci, che comunque è importante. Allora, consegui livello 3 programmazione, possiedi oggetti elettronici per un valore di 3000, madonna veramente, abbiamo oggetti elettronici per il valore di 3000 dollari, ammazza. Mantieni la concentrazione videogiocando per 2 ore di fila, per fare una cosa del genere dobbiamo andare prima a farla pisciare ragazzi, eh. Ok, perfetto, Rodrigo è ispirato. Adesso si eserciterà un pochettino da ispirato. Intanto Giocherina ha assoluto bisogno di andare in bagno, per cui ti direi di andare in bagno. Dopodiché continueremo ragazzi a farle raccontare barzellette ai followers, visto che è giocosa, quindi magari è abbastanza ispirata. E dopodiché di aggiornare di nuovo lo stato. Dobbiamo continuare così, su sta lunghezza rotta, perché siamo a più di metà del nostro obiettivo. Abbiamo 507 followers ragazzi, diventeremo le star del web. Ok dai, da giocosa devo raccontare una barzelletta. Come puoi diventarmi da giocosa a triste in un nanosecondo? Racconti una barzelletta schifosa, perderemo followers, Giocherina, non farlo! Hai avuto una condivisione ed è del pagliaccio tragico, non è andata benissimo. Hashtag pagliaccio tragico, lo voglio nei commenti! Hashtag pagliaccio tragico, ragazzi! Ok, abbiamo guadagnato 25 followers, però è andata di merda, ragazzi. Adesso è imbarazzata, fuga di followers. Pare che il gioco di parole non vada più per la maggiore, ma sol minore. Vabbè, si vai a nasconderti, guarda, vai a nasconderti. A Rodrigo manca poco per raggiungere il prossimo livello con lo strumento, ragazzi. Questa cosa ci piace. Condividi le insicurezze. Oh. Così condivide le insicurezze, Giocherino. Dove stai andando? Di nuovo? Raggiunti il livello 7 di chitarra, Rodrigo può suonare canzoni latine per addormentare dolcemente i sim. Può anche per promettere di dedicare canzoni ad altri sim, davvero? Wow, ammazza, oh, quante capacità hai Rodrigo. Non possiamo ancora scrivere canzoni. Dove vai? Dove va? Dove va? Chiacchiera con chi? No. Non devi chiacchierare con nessuno. Tu adesso torni qua in casa. Chiedi un consiglio. Molla sto tizio, chi è? Rodrigo, per favore, lascia perdere un attimo la chitarra e per favore ascolta Giocherina perché ne ha bisogno. Oh, guarda. Oh, ecco, adesso deve andare pure in bagno, Rodrigo. Molto, molto utile, devo dire. Possiamo amoreggiare. Fermi tutti un attimo. Che forse succede l'incredibile. Ehi.
Quasi fanno zozzerie, ragazzi. Il problema è che Rodrigo deve andare al bagno per andare poi al lavoro. Se avete finito però, ragazzi. E sta puzzando pure lei di piedi per un po'. Ma che cavolo, me ne parla. Devo aggiornare la doccia, ragazzi. Devo cambiare la doccia. Mi metto la doccia di quelle supersoniche che ti scrostano in un nanosecondo, tipo con un'acqua bollente a 500 gradi. Ok, Giugherino ha guadagnato 20 followers. Perfetto. Giugherino ha guadagnato 25 followers. Perfetto. Al lavoro direi che possiamo farlo scherzare con i colleghi, visto che è giocoso. Ed è il pagliaccio tragico ancora. Scrivi barzellette, direi che è il caso di farle esercitare, ragazzi, perché se no li sto passo. Cioè, quelle che ci facevano guadagnare più followers erano proprio le barzellette. Quindi dobbiamo concentrarci su quello. Vai, 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 tu fai quello che devi fare. Poi direi che possiamo provare, ragazzi, a comprarci una doccia nuova. Vediamo un po' cosa abbiamo a disposizione. Questa avendo, basta. Direi che potremmo prendere questa. So che costa un pochettino, mi rendo conto. Però igiene 7, ha 2 di antistress, addirittura 2 di sollievo dal disagio e 5 di affidabilità. Direi che possiamo tranquillamente prendere questa. E la prenderò di questo colore qua. Tac, ecco qua, guarda che bella doccia. Oh, ogni tanto ci sta un aggiornamento, ragazzi. Oh, Rodrigo ha raggiunto il livello 3 comicità, Ora Rodrigo può creare diversi nuovi numeri comici brevi al computer ed eseguirli al microfono. Perfetto, ok, guarda che bella la doccia nuova. Rodrigo è tornato a casa e ha guadagnato $240, perfetto. Oh, attenzione, perché è diventato improvvisamente flirtante, non lo so. Vuole fare comunque sì, quando raggiungeremo un certo livello di confidenza, ragazzi, come vedete, qualcuno di voi potremmo togliere questi due letti orribili e metterne uno matrimoniale. Dobbiamo comprare un microfono, ragazzi. Direi che possiamo comprarlo anche sì di questo colore, dai. Lo metterò giusto qua, guarda, dietro al divano. Così, un po' in mezzo al cavolo, ma poco importa. Volevo farle aumentare sto benedetto livello di comicità. Per cui direi che a lei le facciamo scrivere barzellette, ragazzi. No, ho scelto Rodrigo. A lui, allora, gli facciamo raccontare barzellette. Mentre a lei le faremo scrivere barzellette. Ok, livello 4 di comicità, perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, dopodiché le farò raccontare una barzelletta ai followers. Vediamo se stavolta, ragazzi, riusciamo a riguadagnare un po' di fiducia nella gente. La regia di barzellette, vai, 125 followers, ragazzi. Continuiamo così, assolutamente. Ok, Giocherina sta andando al lavoro, ragazzi. Diciamole ciao. Adesso Rodrigo in mutande ovviamente si metterà a fare numeri comici. Aspettate, mi è uscito questo. Cercando su Instagram, Giocherina ha trovato l'immagine perfetta da usare come elemento ornamentale per il proprio blog. Io direi di chiedere il permesso, assolutamente, ragazzi, L'artista ha detto di no, ma Giocherina è felice di aver chiesto prima di trovarsi in mischia di una discussione con lui, assolutamente. Intanto Rodrigo, alla velocità della luce, si sta esercitando i suoi numeri comici. Ok, raggiunto il livello 4 di comicità, perfetto. Intanto allora direi di farlo esercitare con lo strumento, perché è quello che richiede l'incarico del giorno. Potrei scrivere barzellette, ma visto che gli ho fatto raggiungere il livello 4 di comicità, insomma, ci va bene così. Giocherina ha guadagnato 375 followers, 912, ne abbiamo presi poi 25. Forza così, Giocherina, non temere niente. E vai. Livello 4 di abilità carisma. Abbiamo 957 followers, ragazzi, siamo vicini al nostro obiettivo. Rodrigo ha scoperto per caso una serata di microfono aperto in una caffetteria locale, ma non era al lavoro. Potrebbe essere una buona occasione per rispolverare la sua abilità con la chitarra. Deve cercare di conquistare il pubblico suonando la cover di due canzoni, le canzoni molto amate, o invece proporre del materiale originale. Direi che possiamo provare ad affidarci alle cover, speriamo, ragazzi. Un ragazzino esile e sua madre chiedono a Rodrigo se abbia mai pensato di suonare le feste di compleanno. È ora di trovare una band di supporto. Aumento del rendimento piccolo, vabbè dai, tutto fa brodo. Ma è incredibile, ragazzi, la facilità con cui questi iniziano a puzzare di piedi. È pazzesco. Ok, abbiamo guadagnato. Ragazzi, superato l'obiettivo dei 1000 followers. Qua andiamo alla grande. Promosso al numero di apertura, fermi tutti. Rodrigo è stato promosso al numero di apertura. Guadagnerà 14 simoleon in più all'ora. Per un totale di 54 all'ora. Anche ricevute seguente bonus. E vai, il suo prossimo turno è lunedì. Grande. Sono super orgoglioso.
cosa, quindi la domenica sarà a casa, possiamo farle interagire di più fra di loro. Ragazzi, giocherina è flirtante, che dite, li facciamo uscire insieme, dai, su via, gli un appuntamento, dai, finalmente, sì, appuntamento ottenuto, vediamo dove andare. Direi di farle andare, ragazzi, a Il Bagliore Solare, lounge bar, andiamo. Eccoci qua, allora, socializza con il sim accompagnatore. Entrambi i sim filtranti allo stesso momento. Siedete e parla con il sim accompagnatore. Assolutamente. Ok, ragazzi, wow, super obiettivo, entrambi i sim filtranti flirtanti, ho detto. E poi che altro? Oddio, non so cos'altro è successo. Incontro imbarazzante, ma no, ma perché? No, perché sono diventati entrambi imbarazzati? Ma no, ragazzi, non potete fare questo. Cioè, eravate flirtanti un attimo fa. Cioè, adesso entrambi a disagio, perché sono stanchi. No, dovete baciarvi appassionatamente, vi prego. Cos'è successo? Ok, obiettivo principale fatto. Fa sì che il sim diventino giocosi, ma una parola? Sofia, sono flirtanti! Fermi tutti! Bacio appassionato! Fermi! Eppa! Oh, c'è sta! E vai! Sì! Racconta una barzelletta spinta e sonza. Oddio, ragazzi, potrei chiedere di diventare fidanzato, lo faccio? Zabatani? Yipsy! Hai detto di sì! Safi! Un appuntamento leggendario! E vai! C'è qualcosa di speciale! Giocare di tutta la fidanza di Rodrigo! Sì! E vai, ragazzi, che bello! Ci vuole proprio un appuntamento fuori! Poi una domanda spinta, aspettate! Vediamo se siamo al punto di fare il zozzone. Sì! Azzozzazzi, eh? In Gefibna! Vabbè, ragazzi, direi che possiamo tornare a casa! Madonna, appuntamento! Eccoci qua, siamo a casa, ragazzi, potete andare a dormire, anche se effettivamente sono le 7 del mattino, io non me ne ero manco resa conto, assolutamente no. Adesso di regola, ragazzi, posso comprare il letto matrimoniale? Ok, adesso che si alzano, ragazzi, comprerò un letto matrimoniale. Flirta con giocherina e chiacchiera con giocherina. Lo so, sei un zozzazzo. Ok, è arrivato il momento di comprare finalmente il letto matrimoniale. Io penso che già possano dormire insieme. Ok, questo letto mi piace, ragazzi. Non costa tantissimo e direi che lo comprerò di questo colore che mi piace, dai. Perfetto, tac. Yuhu, finalmente possono dormire insieme. Ok, livello 8 di chitarra. Puoi scrivere e dare un nome alle canzoni. Sì, avete ragione, ragazzi, finalmente. Allora, dopo aver ottenuto questa nuova abilità, ragazzi, direi che per oggi possiamo finire qua. La prossima volta sarà il caso di vedere se riusciamo a farle fare fighi a questi due. E ancora più avanti, ragazzi, dovrà arrivare il momento delle nozze. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi, ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.